per fare un calcolo. Ce l'hanno, il primo che ci hanno insegnato nella scuola elementare, quando ci hanno fatto così, che translittera diventa algoritmo, riporta il calcolo della somma col riporto, che con i numeri romani non era possibile, se i numeri sono in colonna diventa possibile. Il nostro moderatore ha detto una cosa bellissima, l'algoritmo che alla fine potremmo anche essere noi l'algoritmo. La tendenza non può che essere quella, ma è lunghissima. Al momento siamo bravissimi a costruire macchine, virgolette, intelligenti, virgolette, in ambiti formali. Sempre 50 anni fa, no, 45 anni fa, un genio che era Herbert Simon, insieme ad altri, mostrò che con i mezzi di allora era capace a ridimostrare tutti i teoremi dei principi a matematica, che era il grande libro di Bertrand Russell, allora non una novità, ma comunque nuovo. Anzi, ne trovava uno in più di quei teoremi che Russell non aveva trovato. Russell fu molto acido nel rispondere a Simon. Non era un caratteraccio, ma in quel caso la corrispondenza, che è bellissima da studiare, non fu particolarmente amichevole. Adesso abbiamo delle macchine che giocano benissimo a scacchi, ma molto bene. Nella sala c'è uno scacchista. Neanche uno? Peccato. Se no potevamo verificare. Qui dentro c'è un programma di scacchi che è infinitamente più potente di quello che nel 1997 batté l'allora campione del mondo Kasparov. Qui dentro, ma infinitamente più potente. Straccia quel programma, ma così, come noi possiamo battere un bambino di 3 anni. Magari al mio nipotino di 6 mi ha battuto. Quindi, e non volevo farlo vincere, era solo molto più attento di me. Quindi su problemi formali siamo piuttosto bravi. Poi siamo bravi nell'apprendimento, sia su dati, e da lì viene fuori tutto quello che diceva Duni Astrologo e dicevo io sul controllo dei mercati, perché lì si usano dati e si capisce le tendenze dei comportamenti. Non vi sarete sbalorditi dell'aver ordinato un oggetto non di uso comune, perché di uso comune è facile, ma non di uso comune, è che il signor Amazon fosse capace a consegnarvelo 24 ore dopo. Era stato previsto che voi l'avreste ordinato, non voi, non Pietro Terna, Andrea Sorbone o Dione Astorolo, ma qualcuno di quell'area lì. E ci sono i magazzini decentrati che vengono alimentati in anticipo sulla base di algoritmi. Quindi è questo che il machine learning si sta estendendo ai testi letterari. C'è un esperimento online, purtroppo non mi hanno ancora dato l'accesso. Per adesso gli accessi sono molto riservati, con una macchina che si è studiata tutto Wikipedia, un mare di libri, è un savant, non è idiot, è savant. E si può dialogare in inglese, ovviamente, in linguaggio libero. E ho trovato alcuni dialoghi impressionanti, ad esempio sul lavoro. È lì che c'è la risposta, ci pagheranno per stare al mare. Non l'ha inventata, attenzione, l'ha letta, però l'ha messa come risposta nel momento giusto. Non è creativo, è ripetitivo. Però c'è una domanda-risposta che mia moglie sostiene essere stata truccata. E io non credo che sia stata truccata, perché la comunità scientifica comunque poi ci guarda dentro. A un certo punto questo qui che interroga si impazientisce un po', gli dice: scusa, ma tu esisti? E la macchina risponde: esattamente come te. Esattamente come te. Il grande McEwan, che ha scritto 2 anni fa, o l'anno scorso, 2 anni fa, questo romanzo, molto triste, molto triste, ma che mi permetto di raccomandarvi di leggere, Macchine come me, nella traduzione italiana, Macchine come noi, nell'inglese, Macchine come me, chissà perché, nella traduzione italiana, è un racconto, anche lì è un'ucronia, cioè si inventa delle cose che non sono accadute. Margaret Thatcher ha perso la guerra del Falkland, il grande scienziato Turing non è morto, non si è suicidato. E ci sono queste macchine che dice: esisti? Sì, esattamente come te.
Poi c'è una terza categoria, che è la macchina che deve essere conscia di esistere. Il grande problema della coscienza. E lì siamo lontani. Ci sono delle cose che possono essere vendute per consciousness, ma... E lì è il problema di capacità di calcolo. Qual è, poi la smetto, la caratteristica straordinaria di questo 1,5 litri più o meno di roba che sta qui dentro? È che consuma poco, consuma come una lampadina da 20 watt. E ci sono 100 miliardi di unità di calcolo qui dentro. Esiste in Inghilterra un esperimento con una macchina che ha 100 milioni di unità di calcolo, quindi 100 milioni, 100 miliardi. Il vero problema su quella macchina è come porta via il calore, perché scalda talmente che si fonde. Porta via il calore e alimentarla, ma alimentarla non è un problema, basta prendere, ma portare via il calore diventa un problema serio. Superata quella barriera lì, ce n'è un'altra. Questo 1,5 litri, che si è evoluto in milioni di anni, compreso, l'ho letto da poco, una cosa che mi ha colpito moltissimo, un dettaglio di un gene che ci permette l'articolazione lì, fine dei movimenti della bocca, che è stato fondamentale per permetterci di sviluppare il linguaggio. Non ce l'hanno i nostri cugini primati. E manca una cosa grossissima, che è il corpo. Questo 1,5 litri funziona perché io faccio così e mi sento. E questo è ancora molto lontano, ma ci arriveranno, non io, non i miei figli, forse neanche i miei nipoti, o forse sì, i miei nipoti, perché una delle caratteristiche è l'accelerazione incredibile. Dobbiamo essere pronti, non sono tutte cose che succedono domani mattina, ma se non ci prepariamo saremo terribilmente impreparati. E io non sono così convinto che il mondo sarà diviso in privilegiati e cancellati, sono molto simile nella mia impostazione a quello che dice Dunia Astrologo. Gli hacker ci saranno, no? Meno male, perché se no saremmo tutti omologati senza più nessuna capacità critica. Io spero che ci siano, non dico che li voglio alimentare, ma tanto ci saranno, per fortuna. La differenza tra noi è la nostra ricchezza. Comunque saranno degli esperti in ogni caso, e comunque saranno degli esperti, il che è una cosa positiva. Ma saranno hackers o neoluddisti? Come li ma mettiamo? Neoluddisti non lo so, qui se il lavoro non c'è più, non c'è più. Cioè boicottare la struttura. Bene, se sale. Bene, lasciamo anche la parola a Andrea Sorbone per un passaggio su alcuni punti che vede, appunti che stava prendendo mentre ascoltava i suoi colleghi. Sì, perché sennò non me le ricordo ormai. Una battuta giusto per continuare a battibeccare con Pietro, perché sennò non siamo contenti. Quell'aggeggio lì che si è letto tutto e dà queste risposte assolutamente banali, in realtà fa la sommatoria della banalità umana, perché si nutre appunto di Wikipedia, di social, eccetera, eccetera, dopodiché partorisce tutta una serie di cose che tutto sommato, dal mio punto di vista, sono banali. Battuta. È scorrettissimo. Non c'è il materiale davanti, è solo una tua opinione. No, mi hai mandato quell'articolo, l'ho letto e ti dico, una sommatoria. Comunque, va bene. Opinione. Un'altra opinione in controtendenza. Anche Filoponia è per il reddito universale di base, ovviamente. Peccato che lo chiami reddito di emancipazione. Peccato che l'emancipazione non ce l'hai con quello che ci dice Dunia, il soddisfare le cose di base, appunto. Hai freddo, hai fame, ti manca un tetto. No, un reddito di emancipazione perché ci porti veramente alla libertà e quindi ci emancipi, deve soddisfare molto di più. Deve permetterci di andare fuori a mangiare
il tartufo ad alba. A me non piace granché il tartufo, ve lo dico, però, però invece il nebbiolo è la cosa, il vitigno in assoluto, quindi compenso così. Altrimenti non c'è emancipazione, altrimenti è solo l'ennesima catena in più, bella, perché possiamo stare in spiaggia, sì, incatenati però, non emancipati. Per poter immaginare però cose di questo tipo, è doveroso, ma anche estremamente doloroso, fare un passo indietro rispetto ai nostri credi, alle nostre ideologie, alle nostre fedi. Perché vedete, la lotta di classe, come ha giustamente detto Dunia poco fa, nasce perché appunto esistono le classi, nasce perché esistono quelli che sfruttano e quelli che sono sfruttati. Però ragazzi, se vogliamo inventarci una società, ma perché dobbiamo inventarci una società che abbia ancora bisogno della lotta di classe? Non sarebbe meglio inventarsene una che non abbia più bisogno di quella roba lì? Certo è che per fare questo bisogna fare un passo indietro. E vi assicuro, io che chiacchiero con i liberali e con i comunisti, e non piaccio né all'uno né all'altro, perché appunto propugno un passo indietro che pochi hanno voglia di fare. Infine, il concetto del prepararsi, sì. Ma prepararsi, per come la vedo io, che sia chiaro, non è correggere l'attuale società. E ora è venuta veramente l'ora di cambiare, perché lo strappo in avanti tecnologico dell'intelligenza artificiale di cui stiamo parlando stasera è talmente forte, talmente pervasivo, talmente coinvolgente che se non lo governiamo rischia di travolgerci. Io sono un ottimista, ripeto, lo ribadisco, come siamo ottimisti tutti e tre. Tutti e tre, se c'è una cosa che ci accomuna in questo libro è la fiducia nella scienza e nel suo progredire. Ma siamo anche tutti e tre concordi nel dire che questa cosa qui va governata. Per me, e questa è una cosa che ci vede invece su posizioni differenti, va governata al di fuori dell'attuale società, inventandosene un'altra. Grazie per l'attenzione. Grazie. Io, anche per questione di tempo, passerei a sintetizzare alcune, ancora un paio di domande e quindi più che altro perché ci tenevo a parlarvi della sfida, a chiedervi della sfida dell'informazione e la sfida dell'inclusione. Per quanto riguarda la sfida dell'informazione, noi abbiamo citato più volte questi giganti, no, dell'informazione, no? Giganti come Google, come Facebook, ma anche i cinesi, no? Baidu, Tencent e cose di questo tipo, che in realtà sono chiamati mercanti dell'attenzione, nel senso che, legato proprio al concetto del capitalismo del sonno, sono in grado di catturare la nostra attenzione e di accumulare un'immensa quantità di dati, quindi non stiamo neanche parlando di big data, ma comunque di altro tipo di informazione, perché catturano proprio le nostre preferenze, le nostre abitudini, i nostri sogni, no? E su questo riescono a realizzare profitti molto più di qualunque pubblicità, di qualunque advertising sia possibile. E naturalmente lo fanno attraverso gli algoritmi, quindi nuovo potere agli algoritmi. In futuro, e qua ritorniamo sull'argomento, l'accelerazione del cambiamento, avremo macchine sempre più potenti, con potenze di calcolo sempre, inauditi, che saranno in grado di in qualche modo riprogrammare la vita organica. Quindi parlavamo di umanoidi, probabilmente l'essere umano, secondo alcuni visionari,
e mi riferisco a Kurzweil, l'umano avrà un cervello bionico, quindi potenziato da forme di vita inorganica. E allora quali sono le problematiche che nascono fuori? Voi avete in qualche modo nel vostro libro riprogrammato il ruolo del lavoro, il ruolo dei prezzi, l'assenza di prezzi in futuro, la funzione del denaro, no? Il nuovo paradigma del denaro. Ma il ruolo dell'informazione, come lo inquadriamo in questo vostro schema? Il secondo aspetto, se gli algoritmi prenderanno potere, autorità, e quindi di fatto adotteranno quale etica? Un'etica? La loro etica? Di cosa stiamo parlando? Anche qua Adam Smith parlava di mano invisibile, ma la mano invisibile sarà quella del mercato o quella dei mercanti? Vi butto questa provocazione, se possiamo chiamarla tale. E magari facciamo il giro al contrario. No, 8 ore no, ma magari lo sintetizziamo. E dunque, cerco di rispondere in un colpo solo, alla prima parte. Alla seconda lascio campo a loro che ne sanno decisamente più di me. L'informazione, sì, è vero, ci tracciano, tracciandoci capiscono, forse sì, forse no, non è detto. Comunque, probabilmente al momento non capiscono esattamente chi siamo, cosa vogliamo, eccetera, ma capiscono le nostre abitudini. Io tutte le mattine mi leggo in bagno, sul cellulare ovviamente, tutto sport, perché devo informarmi su cosa succede alla Juve. Mi stupisce che non mi siano ancora arrivate notizie direttamente già sulla Juve. Leggo solo quelle sulla Juve, quindi. Come contro... ecco, la Juve ci accomuna, noi due, lei, Dunia no, assolutamente no. Come controbilanciare questa cosa qua? Perché è evidente che se l'umano vuole rimanere altro rispetto all'umanoide, deve mantenere una qualche sua indipendenza. Sono solo due le cose. Che si giunga finalmente a dare la completa istruzione. Quando dico completa istruzione intendo che chiunque, tutti, noi si abbiano gli strumenti per comprendere l'esistente, che questo avvenga alla laurea, che avvenga al post laurea, che avvenga al liceo, che avvenga alle elementari, non è quello il problema, ma tutti devono avere gli strumenti, e qui scatta lo stalinista lotta alle fake, perché non è possibile che oggi le fake news riescano addirittura a entrare nell'agone politico ed elettorale. È ora di finirla. Qualunque sia la soluzione, è ora di finirla. Lui ha dimenticato di dire, che nella mia cosa, che fra le cose che scrivo, adesso non più perché sono in crisi personale, quindi ho smesso per un po', scrivo buona settimana, scrivevo tutti i lunedì mattina, mando una mail agli amici con 4 stupidaggini di buona settimana. E Pietro continua ancora oggi, magari io non lo mandi più, a rispondermi, mi manda tutti i lunedì mattina buona settimana, e questo lo ringrazio, perché litighiamo sull'economia, sul denaro, eccetera, ma siamo veramente buoni amici.
In uno di questi proponevo di equiparare le fake news ai crimini contro l'umanità, perché lo sono crimini contro l'umanità, minano il nostro cervello, minano la nostra capacità di relazionarsi con l'esistente, sono crimini contro l'umanità e come tali dovrebbero essere trattati. Bene, con questo direi che abbiamo chiuso, perché poi è qua, credo che con questo si chiuda, quindi vi saluto e vi ringrazio. Sì, ma sicuramente ci saranno... No, il tempo non è finito, era solo per, diciamo, contenere le domande che invece avevo scritto, che era diverso. Quindi, domande prego. Bellissime. Prego, prego. Ma ritorno sul tema dell'algoritmo. Il valore economico dei dati è legato al fatto che ci sia un mercato con dei profitti e dei prezzi. Quindi, nella mia visione, quella roba lì è destinata a svanire. Purtroppo non domani mattina. Possiamo metterla sotto controllo, ci sono gli strumenti standard della lotta ai monopoli e agli oligopoli. È ora di ragionarci con serietà. L'Europa in questo è persino un po' più avanti degli altri. Ma i due giganti che si stanno contrapponendo sono Cina e Stati Uniti. Domanda: perché Trump è così agitato sul fatto di comprare TikTok? TikTok è una roba da ragazzini, è uno dei più tracciati, perché TikTok manda tutto il suo costruttore. Perché è così agitato? Perché è la lotta nei big data tra Stati Uniti e Cina. TikTok fa anche un buon profitto, ma a parte che lo vuol far comprare da Oracle, se qualcuno di voi è un informatico, non c'è nessuna azienda più pachidermica di Oracle. Quindi Oracle che possiede TikTok... È una cosa che mi ha fatto sbalordire. Lo vuol far comprare da Oracle e da Microsoft, due pachidermi. Microsoft si è un po' svegliata negli ultimi tempi, si è messa a usare Linux come strumento per scrivere il suo Windows. Perché? Perché sono elementi strategici nella lotta Stati Uniti-Cina. L'Europa, ahimè, è un po' esclusa, quindi... dobbiamo stare molto preoccupati. L'algoritmo, sempre più capace, sempre più intelligente, quel cervellone lì che poi ha anche un corpo, certamente saprà anche interagire con i biologi. La biochimica, le biotecnologie sono la vera frontiera nuova. Quest'anno abbiamo avuto alcuni Nobel, non discuto quello sulla letteratura, credo sia una poetessa di... straordinario livello, ma io non sono in grado di capirlo, però immagino che sia di straordinario livello. Poi abbiamo avuto il Nobel per la pace sul programma del food, che mi sembra una cosa interessante e importante, e poi abbiamo avuto due Nobel alla vecchiaia e uno alla giovinezza. Uno alla vecchiaia, quello della fisica. Penrose ha fatto quelle cose lì 40 anni fa. È un grande, è un grandissimo. Io ho un figlio che ha fatto il fisico teorico, poi ha fatto l'informatico per campare, perché i fisici teorici non campano tanto, e mi ha detto, ma è possibile che non è successo più niente per dare il premio Nobel a Penrose? Poi ieri, no, cos'è, venerdì? No, ieri, oggi è martedì. Ieri è arrivato il premio Nobel a due colossi del pensiero in economia. Tutte e due di Harvard, tutte e due costruttori della teoria delle aste, ma l'hanno fatto 30 anni fa. Anche questo mi ha turbato molto. In economia ci sarebbe da dare il Nobel a quelli che si stanno dibattendo sul superamento dei modelli di equilibrio economico generale che non funzionano. Possibile che nessuno si sia accorto? Invece, in chimica, di cui fa parte la biochimica, il premio è arrivato a due giovani, si fa per dire, cinquantenni, comunque rispetto a quegli altri che hanno 90 anni e 82, 83, due cinquantenni che hanno fatto il CRISPR. Io non sono capace a dire l'R per un difetto genetico, quindi CRISPR per me è quasi impronunciabile, che è un meccanismo per tagliare il DNA, cucirlo e farne quello che si vuole. Oh, quello è molto più sconvolgente di un computer intelligente.
quello, se finisce in una gestione piratesca, può costruire un Terna con tre, visto che mi chiamo Terna, con tre braccia. Poi non so cosa ne faccio di uno dei tre, ma ecco, mi guardo il naso mentre tengo il microfono con due mani. Guardate che queste cose si fanno nei laboratori normalmente ormai tutti i giorni. Non è fantascienza, eh? È operatività di oggi. Scusi professore, allora, visto che ha introdotto l'argomento della biotecnologia, poi magari facciamo un verso passaggio, ma in futuro la biotecnologia di fatto sarà in mano a strumenti di intelligenza artificiale. Se siamo riusciti a sequenziare in 15 anni praticamente il genoma, insomma, del virus dell'AIDS, ci abbiamo messo 30 giorni a sequenziare il genoma invece della prima SARS, e adesso l'abbiamo fatto in pochissimo con il Covid. Cioè, vuol dire che le macchine comunque saranno preponderanti in questa analisi, in questa situazione. Però questi progressi della biotecnologia, di fatto possiamo dire che ci sarà una divisione, non saranno accessibili proprio a tutti, no? Quindi non il discorso di, non dico di classe, ma comunque di ricchezza, di timocrazia o cose di questo tipo. E allora, diciamo, il progresso della biotecnologia porterà a una diseguaglianza anche biologica tra le persone oppure no, in un'ipotesi futuristica? Non è un problema di costi, costa già niente. È già ad un costo ridicolo. No, ma è l'accesso... No, ma l'accesso costa niente. I laboratori di Torino, di Grugliasco, di Agravia usano il CRISPR per rimodulare le melanzane. Siccome lo fa mio genero, mio figlio gli ha posto la sfida, registriamo, gli ha posto la sfida di fare le melanzane alla parmigiana direttamente sulla pianta. Se ci riesce, voglio che gli diano il Nobel. Lo fanno in un laboratorio senza soldi, perché per definizione laboratorio universitario in Italia significa laboratorio senza soldi. Non c'entra ancora molto l'intelligenza artificiale, usano dei programmi fantastici, ma è matematica e statistica. Il sequenziamento, la prima base per i poveri, per chi è un po' informatico nella sala, si fa con un editor di testo. Pensate, è la cosa più banale che esiste al mondo. E poi si confondono i pezzi nell'editor di testo finché si trovano due uguali. E è così che hanno trovato le differenze tra il SARS-CoV-2 e tanti altri virus. Roba, non dico da ragazzini, ma sta diventando quello. E un biotecnologo bravo si confonde con un informatico bravo. Più o meno sono la stessa cosa. Interessantissimo. Certo, ci vuole la politica, prepartitica, su questo non ho il minimo dubbio, dobbiamo riragionare sui fondamenti della politica, ma poi facciamo notte, si potrebbe anche fare. Ma magari ne parliamo dopo a cena. Allora, lascerei ancora la parola alla dottoressa Strollo, magari per una conclusione. Ma io vi voglio lasciare con una riflessione non mia su questi temi, nel senso che... Sono temi troppo profondi per affrontarli così brevemente. Sono convinta che ci voglia la politica e l'etica, e sono convinta che ci vorranno degli organismi che sorvegliano l'eticità e la coerenza con i valori, con i migliori valori umani delle scoperte scientifiche che andranno avanti. Ma voglio ricordarvi le parole di una celeberrima poesia di Thomas Eliot, Brock, che dice: tutta la nostra conoscenza ci porta più vicini alla nostra ignoranza, tutta la nostra ignoranza ci porta più vicino alla morte, ma più vicino alla morte, non più vicini a Dio. Dov'è la vita che abbiamo perduto vivendo? Dov'è la saggezza che abbiamo perduto conoscendo? Dov'è la conoscenza che abbiamo perduto nell'informazione? Cioè, queste parole per dire che dobbiamo lavorare per controllare gli sviluppi della scienza. E questo lo sappiamo da sempre, non è una novità. Non è che perché la scienza va più rapidamente avanti che dobbiamo dimenticare le nostre prerogative umane. Bene, grazie. Grazie a tutti e tre i nostri autori. Diciamo, venite un momento, un applauso per...
diciamo anche la vivacità con cui abbiamo trattato questo argomento, che potrebbe essere spaziale, stellare, tutto, invece l'abbiamo calato in preoccupazioni concrete, in aspetti assolutamente pratici. Non so, ci sono delle domande che giungono dalla rete, domande del pubblico, e direi che siamo a vostra disposizione. Sì, magari la ripetiamo poi per chi ci segue in rete. Allora, ripeto rapidamente per chi ci segue in streaming, sostanzialmente quello che viene chiesto è quanto è rimasto indietro la scuola italiana di fronte appunto a questi argomenti che abbiamo trattato oggi, che sembrano, diciamo, spaziali, che sembrano assolutamente lontani, no? Mentre in realtà sono assolutamente il nostro domani o il nostro ieri. Quindi la scuola italiana forse è impreparata. Impreparata come formazione, no? come politica sociale a preparare i ragazzi di fronte a questi argomenti. È vero oppure non lo è? Ecco. Ma la scuola italiana è tante cose, non è una cosa sola, non è un percorso scolastico solo, non è un luogo solo, eccetera. Sappiamo perfettamente che purtroppo, come avviene in molti altri servizi fondamentali in questo paese, si va a macchia di leopardo, ci sono luoghi di eccellenza e luoghi che faticano molto di più. Tra una settimana all'incirca a Torino, visibile in streaming per evidenti motivi, terremo organizzata da ISMEL una settimana dedicata alla formazione, si chiama settimana del lavoro ma è dedicata al tema della formazione e molti di questi argomenti verranno affrontati. Se la scuola dovrà adeguarsi e correre, questo è del tutto evidente nei fatti, dopodiché deve essere evidente nella politica, bisognerà ovviamente fare delle scelte, noi siamo i cittadini che fanno quelle scelte. Non dobbiamo essere indifferenti al fatto che la formazione e l'istruzione saranno la chiave di volta del cambiamento, sono già la chiave di volta del cambiamento. Quindi se siamo indietro siamo un sistema economico perdente, probabilmente lo siamo già, non lo so, ma comunque questa è una leva fondamentale da smuovere. Sul fatto che lei venga sostituita da un robot non lo credo, ma credo che lei potrà essere aiutata da un robot. Già adesso ci sono dei robot, il Comau, che è una nostra azienda, ne produce uno che si chiama Edo, che si applica, le cui competenze, in particolare in campo matematico, si applicano nelle scuole e possono accompagnare i professori, i docenti. Non sostituirli, accompagnarli. Però bisogna che i docenti siano formati per utilizzare quegli strumenti. Quindi è un processo di crescita parallelo, no? I docenti devono crescere in competenze, la scuola deve crescere in obiettivi di crescita del paese, la politica deve essere capace di costruirle queste risposte però. Grazie moltissimo per questa domanda che reputo
fondamentale, non è captazio o benevolenze, è proprio così. Anzi, nelle riflessioni future che vogliamo fare, il tema della scuola deve essere anche centrale. Io le rispondo su due piani, il piano dei robot e il piano delle materie letterarie e poi della matematica. E il piano dei robot, io sono stato direttore di un dipartimento universitario di economia, senza aver mai ottenuto l'attenzione dei colleghi, ho sempre sostenuto che mandare sette professori in aula a ripetere tutti e sette le stesse cose, tutti gli anni uguali, era una solenne idiozia. Io volevo registrare la stessa lezione sull'oligopolio, fatta bene, dire agli studenti di sentirsela e poi a gruppi di 30-40, non 300 come sono nelle aule di economia a Torino, 30-40 discutere su esercitazioni che fanno con quegli stessi docenti. Oh, benedetta la Covid! Questo è successo. Mi sono anche divertito a polemizzare. È successo, stiamo registrando. Le lezioni, è inutile poi riprodurre un'altra volta la stessa registrazione, una volta che c'è, ascoltiamola. Questo è il robot. Però il persona è un esempio. E così passo al secondo punto. Io sono ragioniere. Quando si trattava di scegliere, la mia famiglia era in una situazione, non voglio fare il pietoso, era in una situazione che non, insomma, fare il liceo allora non era proprio per tutti, dal punto di vista economico intendo. Molto bravo. Diede una rispostaccia alla domanda del professore di italiano che aveva chiesto: ditemi cosa pensate dello studio dell'italiano. E lui disse: per me è una perdita di tempo, perché io sono venuto qui per imparare le tecniche, non per imparare la letteratura. E il professore di italiano, senza scomporsi, era un personaggio di grande valore, disse: senti, probabilmente tra qualche anno i computer faranno esattamente quello che stai imparando di tecnico. Ma se non sai esprimerti, se non sai interagire con gli altri, sarai un poveretto. Io sono passati tanti anni, forse le parole non erano quelle, poveretto non l'ha detto, perché era già molto attento allora nel rispetto delle persone. Ma quella risposta per me è il cardine di tutto. Insieme alla matematica, questo è, se devo dare un'accusa alla scuola italiana, di cui sono un ammiratore, profondo ammiratore, poi c'è un altro problema, ma quello è più duro, è debole nel convincere tutti che la matematica è una cosa bella. C'è troppe persone che dicono: è una roba che non capisco, io non sono... Ma perché? Ben spiegata è semplice. Certo, lì ci vuole un tipo di formazione diversa, non si può prendere un brillante matematico e mandarlo a parlare con i ragazzi, ci vuole altro. Forse è lo schema di prima che serve. Poi c'è il problemaccio dei problemacci, che sono le persone che non sono aiutate in nessun modo dalla famiglia. E la Covid ce l'ha mostrato. E qui ci vuole uno sforzo straordinario della nazione, perché io sono fermo alla lettera di Don Milani, che è un capolavoro, è sempre lì, contestatissima allora, contestatissima anche adesso, divertente. Ma i miei figli e adesso i miei nipoti hanno imparato un sacco di cose mentre a tavola mangiavano gli spaghetti, sentendo la discussione e partecipando. Questo è ineliminabile. E come lo sostituiamo? Ci vuole uno sforzo straordinario. Io ero per la scuola a tempo pieno, adesso la Covid l'ha ammazzata, ma la scuola a tempo pieno è proprio come aiuto, virgolette, familiare alle persone. Adesso divento... Bene. Prego, prego.
Allora, parto dall'ultima, dalla scuola. Il mio pensiero, ve l'ho già detto prima, la scuola, secondo me, deve fornire gli strumenti per decodificare la realtà. Dopodiché tutto il resto, secondo me, è la parte tecnica. A me quello che interessa è che tutti noi si abbiano gli strumenti poi per approcciarsi alla matematica, per approcciarsi alla letteratura, per approcciarsi ai computer, alla filosofia, eccetera, eccetera. Sul concetto di interazione, guardi, a conclusione di Filoponia ci sono i ringraziamenti e io ringrazio la mia maestra. E se ricordo bene le parole, ringrazio Maria Teresa Frizzi, la mia maestra, per i fondamenti. Questo per spiegare quanto io tenga a questa interazione. Invece sulla lotta di classe, no, io non ho detto che non sono contro la lotta di classe, sembra tutt'altro, anzi, io sono... No, io dico che se devo... Allora, mettiamola così. Ci sono due strade per cercare di migliorare la situazione. Una è agire all'interno, cercando appunto strumenti, modi per migliorare un minimo. E questo è quello, per dire, il pezzo di Dunia è tutto incentrato su come, su quali strumenti utilizzare per cambiare e migliorare dall'interno. Ed è un pezzo che io condivido totalmente finché rimaniamo all'interno di questa società. Quello che dico io è che, secondo me, dato che appunto la società, l'economia, eccetera, eccetera, sono costruzioni umane, è giunto il momento di provare, se non altro, a immaginare qualcosa di diverso. Qualcosa di diverso che, correggendo a monte il problema che ha generato la doverosa e giustissima lotta di classe, a quel punto è superata, ma non perché dobbiamo superare la lotta di classe. E qui arrivo alla fine della sua domanda. Filoponia per Platone, appunto, parrebbe essere, stando a Rocci, ripeto, parrebbe essere operosità. Ma e comunque nel lemma c'è ponos, che è la fatica per i greci. Quindi c'è un accento fortissimo e in quello che scrivo io, questa cosa è sottolineata più volte, un accento fortissimo sulla fatica dell'impegno, sul mettersi in gioco, sull'impegnarsi in prima persona e in qualsiasi livello si voglia occupare, non livello, perché livello già è una cosa che mette in scala, in qualsiasi ambito si voglia occupare all'interno di questa società che propongo. Se non ti impegni non vai da nessuna parte. Tant'è che nel battibecco, essendo noi due juventini e lei purtroppo torinista, ma le vogliamo bene lo stesso, salta fuori Ronaldo, perché Ronaldo è la quintessenza dell'impegno personale in ciò che si fa. Questo è Filoponia, secondo me. Dopodiché, all'interno di questa società, questo impegno va declinato anche nella lotta di classe e ovviamente nella politica che ne delinea obiettivi, strategie e strumenti. Bene, se non ci sono più domande, anche vista l'ora tarda, li facciamo dopo a cena, poi continuiamo, ma facciamo la cena in streaming anche, ok? Bene.
No, no. Bene, grazie, grazie a tutti voi per la partecipazione. Un saluto anche a chi ci segue. Chi ci segue sono anche degli studenti, per quanto ne so, quindi possono chiedere l'attestato di partecipazione direttamente online e glielo mandiamo poi in maniera, diciamo, informatica. Grazie a tutti voi per l'attenzione. Vi ricordo, il 27 parleremo di educazione alla bellezza con Carlo Piano, il figlio del maestro Renzo Piano, che ci presenterà Atlantide alla ricerca della bellezza, che è il libro che racconta del viaggio fatto col papà in giro per il mondo su questo cacciatorpediniere della Marina italiana, dove hanno visitato tutti i luoghi del mondo dove Renzo Piano ha costruito o comunque ha lasciato la sua impronta. E quindi avremo modo di parlare veramente di educazione alla bellezza come principio ispiratore che magari ci può guidare anche in questa benedetta intelligenza artificiale che orienterà il nostro futuro prossimo. Grazie a tutti e a presto. Arrivederci. Me some ice, skin me a peach, save the fuzz for my pillow, spark me a smoke, talk to me nice, you've got to warn me, I'm dying, don't try to fool me, bejeweled me, either amuse me or lose me, I'm getting hungry, peel me a grape. Me a cork, French me a fry, crack me a nut, bring a bowl full of bonbons, chew me some wine, keep standing by, tries to entertain me, champagne me, show me you love me, kid glove me, a best way to cheer me, cash me.
jump to it. Send out for scotch, boil me a crab, cut me a rose, make my tea with the petals. Just hang around, pick up the tab. Never overthink me, just make me pull the back and rub me. Don't bug me, new Thunderbird.